Ragazzi, siamo a Miami. Bella a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene, bentornati in questo nuovo episodio della Road to 100 Kili. Oggi, come vedete, abbiamo cambiato location. C'è stato un volo, quando erano 2 ore credo, siamo passati da Houston a Miami, baby. Infatti c'è uno sbalzo di circa solo 20 gradi, niente di che. Credo ci siano letteralmente 30 gradi in questo momento, sto sudando, maniche corte, pantaloncini corti. Tra l'altro sono uniti a noi Marti e Pippo. Ragazzi, salutate. Ciao Pippo. Marti non so dove sia. Abbiamo chiuso in qualche stanza. Oggi ci alleneremo nella palestra di Chris Bumstead, 5 volte Mr. Olympia Classic, credo uno dei, come dire, delle persone più famose nell'ambito bodybuilding, che ha rivoluzionato questo campo, che ha reso il Classic la categoria più, credo, più visionata da tutte le persone. E non vedo l'ora di andarci. In realtà è tipo la sua ex, tra virgolette, palestra. So che ci si allena ancora qualche volta, però si è adesso fatto tipo una mega home gym, che per ovvi motivi non ci possiamo andare. Provate a scrivergli, però non mi ha risposto. Basta. E niente, quindi oggi andiamo alla Revive Gym di Orlando. In realtà non è Orlando, è vicino a Orlando. E vediamo un attimino di cosa parliamo. Io ho visto la palestra in qualche video di Sibam, ho visto la palestra, c'è stato anche Jans, e non vedo l'ora di visitarla. Oggi in teoria abbiamo un bel push. Oggi Sammy si allenerà con me, e facciamo un piccolo tour della palestra, perché credo sia interessante sia per me che per voi. E vediamo un attimino rispetto a dove siamo noi in questo momento. A Miami sono 2 orette di viaggio, quindi toccherà guidare per 2 ore, però abbiamo preso una macchinona, però sì, abbiamo una macchina bella spaziosa, una Jeep Grand Cherokee credo. Però credo che ne valga la pena andare a vedere la palestra dove si allenava Chris Bumstead. Yes sir. Magari un giorno diventerò come lui, magari toccando un macchinario divento come lui. Ha lasciato un po' di sudore, arrivo lì tipo questa qui la panca. Tra l'altro ragazzi, in teoria oggi o comunque il 10 dicembre esce ufficialmente il mio brand, ovvero Plus One. Vedi qui Gigi. Il sogno sta diventando realtà. Il nostro brand è veramente... Oggi tra l'altro in teoria stiamo registrando l'1 dicembre, quindi oggi metto il post di annuncio e non sapete, cioè mi sto quasi tremando. È letteralmente un sogno che diventa realtà per me, Gigi, quindi grazie di tutto il supporto che probabilmente ci avete già dato, perché verrà pubblicato dopo, però davvero grazie di tutto ragazzi. Senza di voi non avremmo potuto fare niente di quello che vedete in video, non avremmo potuto lanciare così tanto casi, non abbiamo potuto lanciare Plus One, non abbiamo potuto fare niente di quello che avete nei video. Quindi davvero grazie per il supporto, e se volete supportarci ulteriormente, un like e un commento, grazie di cuore ragazzi. Adesso vi faccio un piccolo tour della casa. Scusi, ma lei è lo spaccino di doping, di steroidi? Sì, sì. Ok, entra pure. Ok, grazie. Non farti vedere. Okay. No, scherzo, fa vedere un po' l'entrata. Figata così, il driveway, sì, si entra, salotto. Di solito c'è già presente il pre-workout qui. Figo. Comunque, si entra, c'è questa living room, questo spazio per con il divano, TV che lo sia tipo 180 pollici. Madonna. La Martina sta a mettere, fai vedere i piedi, Marti. Like solo per quello. Comunque lì c'è uno studio dove ieri ho fatto una live, il Sammy sta lavorando, quindi molto comodo con la sedia. Poi qui c'è una scala che spezza assolutamente il salotto a metà, non so come mai. Una bella cucina spaziosa che abbiamo già colonizzato per bene, però stiamo cercando di tenerla pulita questa volta. Qui c'è tipo uno spazio fuori con le sedie dove avete visto l'intro. Faccio vedere il signor Sam. Poi si salgono le scale. Questa ripresa un sexy. Io mi eravamo puntata per bello bro.
il classico ordine da maschio. Mm-hmm. Solo i maschi possono capire. Lì ci sarebbe tipo una specie di armadio con i cosi. Lo userò? Assolutamente no. Credo che si farà tipo una mega pila di vestiti che poi butterò in lavatrice l'ultimo giorno e poi ce ne andiamo, questo è quanto. Qui c'è un altro bagno. Carino questo, eh? Questo è molto bello. Però è molto fancy, molto molto fancy. Stanza nuova, Sam, la stai tenendo bene? Ci sto provando, bro. Ah, adesso. Ecco, non ho visto questo angolo. Perché finché non entrate, bro, come se siete... Sam non si è preso un letto matrimoniale, no, che non ci stiano otto persone. Bro, letteralmente qua ci metti una famiglia. Posso venire con te stasera? Poi, terrazzino, dove avete visto che abbiamo volato il drone. Si può dire abbiamo volato, per non interessa. Questo qui, terrazzino, tac, molto tattico. E infine, stanza di Giulio, come al solito, lui si prende quella col bagno privato, la suite. Però non è troppo diversa dalle altre, oltre al bagno. Dai, le luci fanno un po' schifo, però... Sì, non si vede tanto. Non si vede niente. Si vede come me. C'è una nuova passa. E niente, questa qui è la casa. Io ho già fatto colazione, poi sono andato a prendere Marti e Pippo che erano già arrivati a Miami, erano in un hotel a 10 minuti da qui. E adesso ci riposiamo un attimino, metto il post di Plus One e poi si parte per la Revive Gym, ovvero per la palestra di Chris Bumstead. Quindi direi che ci vediamo poi direttamente in macchina. Mm-hmm, let's do it. Okay. Jesus. That was violent. Yeah, man, bro. Allora, manca esattamente un quarto d'ora di strada, c'ho la gamba che è assolutamente in cancrena, appena mi alzo però spero mi cada, già non spero, credo. Tra l'altro oggi quando vi dicevo che devo fare petto, spalle e tricipiti, vi ho detto una cavolata, perché in realtà non devo fare petto, spalle e tricipiti, oggi venerdì, pensavo fosse martedì. E in teoria oggi ho petto e schiena o spalle e braccia, però Sam, direi che siamo alla palestra di Sibam, facciamo qualcosa di più pesante, petto e schiena. Vabbè, direi che siamo... Quindi petto e schiena, io c'ho ancora un petto, il petto mi fa un po' male anche se ieri ho fatto rest e l'ho fatto non so quanti giorni fa, perché ci stiamo spingendo all'alfa, dobbiamo spingerci anche oggi. E non vedo l'ora di vedere la palestra, non vedo l'ora di vedere la palestra perché è una prima volta anche per me, l'ho vista solamente in video, quindi è un'emozione allenarmi dove si è allenata la leggenda, dove si è allenata la leggenda Sibam. E niente, Sam, sei pronto per questo allenamento? Sì, non vedo l'ora. Let's go. Allora ragazzi, eccoci arrivati, eccola lì, Revive Wellness 24/7, non mi aspettavo fosse 24 ore, meglio. Figo. Tanto ci staremo tutto il giorno, vero Sam? Madonna, sì. Bisogna godercela ragazzi. Tra l'altro, io vi giuro che io credo veramente di avere un problema al ginocchio, cioè tipo allegamento, perché ogni volta che guido mi inizia a far malissimo, ho giocato per due ore, sono sceso, mi veniva letteralmente da piangere. Tocca iniziare a far men's physique, no, però le gambette ci stanno, quindi... Facciamo il tour dopo l'allenamento, quindi sei pronto a fare l'edit più sex, questa volta però davvero più sexy, che poi mi imbarchi, mi dici che lo fai bello, poi lo fa brutto, poi la gente si lamenta, no scherzo, sono tutti bellissimi, però questa volta devi superare, se no, ok? Aiuto. Tra 3, 2, 1.
was just a memory. Turn apart and turn apart and turn apart. Still hear the echo in my heart and turn apart and turn apart. Allora ragazzi, allenamento finito. Ci abbiamo dato dentro, come avete visto, stiamo crescendo, anche se siamo ancora abbastanza definiti, mi ha detto Sam. Poi ditemi voi nei commenti, io mi vedo male, però oggi mi sono visto meglio del solito, saranno le luci che sono fierissime con questa palestra. Tra l'altro, parlando di questa palestra, ora vi faccio un piccolo tour della Revive Gym, che è la palestra di Sibamo, comunque l'ex palestra prima che si facesse l'home gym. Appena entrati c'è questo spazio dove ci sono tutti gli integratori di Raw Nutrition, ovvero il brand di Sibam. Come vedete, bam 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 bam, tra l'altro i colori sono molto molto carini. Infatti col mio brand abbiamo preso un pochettino ispirazione dai colori che ci sono qui, perché sono molto molto carini a mio parere quelli di Raw Nutrition. Un po' poco cattivi in certi casi, però molto carini. Soprattutto questo qui. Questo e questo qui mi piacciono un casino. Poi andando avanti, vabbè, ci sono le maglie, tutto, la Nutrition, sempre il brand di Sibam. Quello lì invece è proprio della palestra, Revive, se non sbaglio il brand. Poi c'è uno spazio piccolino lounge rispetto tipo ad Alphaland, è molto più piccolo, c'è un microonde, qui ci sono vari energy drink, quel che è pre-workout a livello di shot. Qui ci sono tutti gli snack, tipo tra l'altro questo qui di Von Treats è tipo un brand che c'ha, no, stai sbagliando, ecco, che c'ha Sibam insieme a Von, che sono carini. Sammy si è preso tra l'altro il cookie della Madonna lì, era buono. Comunque, questo qui è tipo l'entrata, un po' l'atrio, zona lounge, infatti prima qui Martina ha mangiato, io mi sono fatto il pre-workout, poi proseguendo. Si apre su questa palestra dove ci sono presenti qui zona cardio, con per fortuna le palestre americane la zona cardio è molto più ristretta rispetto al resto, tipo le palestre italiane solamente zona cardio con tre macchinari, anche le palestre italiane. Gianza ha ragione, le palestre italiane fanno cagare, scusate per lo sfogo. Poi qui come vedete iniziano tutti i macchinari per il petto, c'è di tutto, qui petto, tricipiti, è assolutamente pieno. Poi farei vedere ogni singola macchina, però ci viene un video da credo tipo un'ora e mezza. Però ci sono veramente tutte le varianti di macchinari per il petto, che sia Prime, che sia Hammer Strength, che sia Nautilus, che sia cosa c'è, Panatta, c'è letteralmente tutto. Sì, infatti, come avete visto, la Chespress che abbiamo fatto prima era quella della Prime, molto molto figa. Poi qui le Smith Machine. Comunque questa qui è più o meno la zona petto, da quello che ho capito. Zona petto, tra l'altro, raga, qui ci sono dei, quelli che sono appena passati, ci sono delle persone, raga, che pesano tipo 150 kg. Cioè, ad Alphaland mi sentivo ancora abbastanza grosso, qui veramente mi cagano in testa, cioè proprio di brutto. Infatti togliersi la pump cover nella palestra di Sibam è stato tipo abbastanza divertente, perché mi sono tolto sta pump cover, poi mi sono detto loro sono abituati a vedere Cristo Dio Sibam, vabbè. Poi si apre in questa qui invece zona dorso, qui ci sono io 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aspetta, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 macchinari per il dorso totale, credo qui, così, giusto una piccolezza. E la cosa bella è che ci sono anche qui, come ad Alphaland, quelli della Prime, che sono veramente spettacolari, poi settare il profilo di resistenza. Cioè, ragazzi, avete mai la possibilità di provare macchine della Prime, fatelo. Anche se tipo vedete un macchinario della Prime, solo uno, e dovete tipo per il petto, dovete andare nella schiena, allenate petto, fidatevi. Cambia veramente così tanto poter settare il profilo di resistenza, che è assurdo. Cioè uno non se ne rende conto, però è veramente, c'è proprio tutto il feel, poi sono stra smooth, sono proprio belli. Comunque, zona schiena, che oggi abbiamo fatto petto e schiena, infatti abbiamo usato queste due zone. Poi di là ci sono tutto il rack con i manubri, che partono da letteralmente 5 pound, che credo siano, quant'è, tipo 2 kg? Partono da 2 kg e arrivano esattamente a un, non ne ho idea, 140 pound, 150 in realtà, che dovrebbero essere tipo un, non ne ho assolutamente idea. Poi qui gli specchi, le luci sono fighissime. Abbiamo delle croci qui,
delle varie lat machine. Poi ci sono, là ci sono le macchine per il petto, in realtà, tipo quello lì c'è anche ad Alphaland, molto molto figa, dove puoi settare il, letteralmente tutto. Tu c'hai questi due bracci bellissimi e tu li puoi mettere più a destra, più a sinistra, più in alto e più in basso. Infatti io con questa ad Alphaland ci facevo sia tricipiti che petto, che alzate laterali, tutto. Infatti se dovessi mai farmi una home gym, probabilmente prenderei questi, perché sono settabili in qualsiasi modo immaginabile. Proseguendo, qui inizia la zona tortura, ovvero zona gambe. Come vedete è pieno di leg curl, macchinari per gambe, leg extension. Lì c'è un Gigi con Martina e Pippo, ci sono anche loro in palestra quando arrivate, sono sempre qui. No, poi qui per i glutei, varie macchine. Però tra l'altro queste qui nel chat non so neanche per che cosa servano. Qui sono gambe, però sono tipo più leg extension, leg curl, glutei. Invece gambe hardcore sono di là. Qui ragazzi, adesso entriamo in una stanza dove è presente ogni singolo tipo di pressa e di squat, V-squat, pendulum squat, a parte le Smith Machine, che qui abbiamo fatto anche petto, però credo che la gente ci faccia più gambe. E raga, qui è presente un pendulum, una pressa, una squat, un V-squat, un'altra pressa. Cioè queste qui sono tutte presse. Ce ne sono una, due, tre. No bro, è assurdo, non ho controllato così bene. Qui c'è un hack squat, qui c'è un'altra pressa, un'altra pressa, un'altra pressa, un'altra hack squat. Bro, cioè questo qui è tipo la stanza delle torture. È spettacolare. Se ti piace allenare gambe, a mio parere qui è ancora meglio di Alphaland a livello gambe. Forse la prima palestra in vita mia che vedo che ha più macchinari per gambe che per il resto. Cioè ci sono dei macchinari, tipo io questo qui non l'ho mai visto. Cioè credo di aver visto una cosa simile nella palestra di Jans. Questo è quanto. Cioè, guardate un po' queste leg press. Cioè voi non avete idea di quanto io appassionato di bodybuilding sia emozionato in questo momento. Cioè vedete una cosa che non avete mai visto in vita vostra. Cioè a me viene proprio, mi si alza il battito, è fighissimo. Cioè non so se qualcuno può condividere questa cosa, però di sicuro Jans condivide. Però è proprio bello vedere macchinari che tu non hai mai visto in vita tua e vorrei provare tutti. Cioè questa qui come leg press è fighissima, pure quella, quello lì non so neanche che cazzo sia, scusate per il francesismo. Però è proprio questa qui, io vorrei una home gym così, solo piena di macchinari di gambe, proprio esattamente come questa, dove puoi provare qualsiasi cosa, è proprio fighissimo. Poi come vedete qui c'è una zona dove la gente fa stretching con i sacchi da box eccetera. E raga, quanto sono fieri quelle luci lì. Cioè, che figata sono quelle luci lì. Adesso vi faccio vedere le ultime due cose. Allora, il prima è che ci sono tipo degli spogliatoi, sbarra gabinetti, tipo queste qui dovrebbero essere delle toilette normali. Ok? Il fatto è che c'hanno le docce dentro. A parte che qui ti danno tutto, c'hai letteralmente qualsiasi cosa. È bello che lo danno così, no? Gratis, che siano assorbenti, che siano così per pulirsi le orecchie, che siano lamette, elastici per i capelli. Cioè, è proprio carino, la gente prende, fa quello che vuole, poi ci sono i gabinetti con le docce dentro, letteralmente, che secondo me è una figata, ti fai la doccia, te ne vai a casa, molto... Bro, stai letteralmente... sei entrato nella doccia con la cam. Però questa qui è una cosa che non ho mai visto, quindi volevo farla vedere. Oh, c'è una bilancia. Vediamo un po', 195, che non so assolutamente quanto sia, vediamo un po', 88 e mezzo, l'accetto. Ho mangiato praticamente poco e niente oggi, e sono tipo le 6, però 88 questo maco vuoto, accettabile. Tra l'altro ho bevuto pochissimo, quindi secondo me da svegli adesso siamo intorno a un 88, stiamo avvicinando ai 90. Tra l'altro io su questa gamba c'ho ancora le striature, non per dire. Tra l'altro questa qui con questa striscia di cos'è? Erba finta, se tipo quella l'erba che c'è a calcetto, avete presente? Campo da calcetto, così con logo Revive nera, è fighissima secondo me. Ce l'hanno anche ad Alphaland una cosa simile, secondo me è proprio fighissima come cosa. E infine, sperando che non ci sia nessuno nello spogliatoio, qui non so che cosa ci sia, là c'è lo spogliatoio delle femmine e qui c'è quello dei maschi. In teoria non dovrebbe esserci, no, c'è qualcuno nella sauna. Vabbè,
Poi c'è lo spogliatoio dei maschi, c'è la sauna, eccetera, molto molto carino, anche se le luci sono molto meglio in palestra. E niente, quindi questo qui più o meno era il tour. Fighissime queste cose in America, in Italia non l'ho mai vista, però è molto molto figo. Peccato di sbrogliarli tutto. Non vedo l'ora di andare a mangiare, non so ancora cosa mangio oggi, so solo che sono indietrissimo con le calorie e molto presto dovremo passare a 3600. E io probabilmente oggi ne avrò mangiato tipo 500, sono le 6, non buono. Quindi, il tour ve l'ho fatto, purtroppo Sibam non c'era, non mi ha risposto stavolta. Dobbiamo arrivare a un punto in cui ci risponderà pure lui su Instagram. Dobbiamo spingere i video, dobbiamo spingere Instagram e arriverà un punto in cui ci risponderà pure lui. E niente ragazzi, quindi tour finito ed è il momento di andare a mangiare insieme a Marti, Pippo, Giulio, Sam. Andiamo a fare una mega cena, pranzo, merenda tutto insieme, che in realtà non so neanche dove andiamo perché abbiamo 2 ore di ritorno, però credo che mangiamo prima. Tu che dici, Sam? Non lo so, vediamo, lo vedrete nel video, lo scoprirete solamente vivendo. Però se l'avete fatto ancora mettete like, mi raccomando, se no niente più contenuti. Revive Gym, grazie mille. Ciao. Molto molto bella devo dire. Realmente forse la è più alta della Binus di Dubai. Direi un secondo posto dopo Alphaland a parer mio. L'arsenale di macchinari forse ancora leggermente superiore ad Alphaland. Ma come vibe Alphaland è magari per fare, è qui, anche quella organizzata meglio, anche quella tenuta meglio forse. Quindi Alphaland qui, secondo posto Revive Gym, molto molto figa. Adesso andiamo a mangiare. Dove andiamo, Pippo? Andiamo da Dunkin'. È per caso un Dunkin' Donuts? Oh, sì. E tra l'altro io a loro l'avevo promessi i donuts Dunkin' Donuts, però quando siamo andati erano chiusi, quindi questo è quel momento di recuperare. Che dici? Ne compriamo 12. Allora, abbiamo preso questa qui allo sciroppo d'acero. Tra l'altro ci ha regalata perché non andava Apple Pay, quindi ringrazio il tizio di Dunkin' Donuts. Prendi un attimino. Che è maple? Ci senti per bene nel corso. Molto molto buona, guarda un po'. È ancora bella appiccicosa. Dici? Morso. Your turn, my man. Non mi farò morso. Ah, tutto tua. Ah. Grazie Pippo, apprezzo. Trovo quello che l'ho pagato. Buona questa fragola. Molto buona. Allora ragazzi, alla fine abbiamo fatto tipo un chilometro, siamo arrivati a Cipotlino, che come sapete è probabilmente il mio posto preferito per mangiare qui in America. E ci facciamo un bel Cipotle. Rispetto a quello l'altra volta molto più bello, devo dire. Quello a Miami in cui siamo stati ieri era molto sporco, invece questo tanta roba. Poi Cipotle è bello perché puoi farti più o meno quello che vuoi ed è molto pulito. Prendi riso in bianco, pollo, come vedrete. Facciamo questa cena barra pranzo barra snack, non saprei. Abbiamo optato per il solito doppio pollo, un po' di insalata, riso bianco, niente, un po' di peperoni, questo è quanto. Le calorie stimate dovrebbero essere intorno alle 700, che sono un po' meno dei miei pasti soliti, però ci sta. Spero sia buono, almeno mettiamo un po' di salsa piccante, dovrebbe essere. Quella cosa divertente di Cipotle, ragazzi, è che ogni volta ti sparano un prezzo diverso. Tipo io e Gigi abbiamo preso letteralmente la stessa cosa, avevamo fatto pagare 17, lui 20. Poi quando eravamo a Houston, tipo una volta mi ha fatto pagare 28, una volta tipo 12, quindi non si capisce mai, sono sempre prezzi diversi. Mistero. Però almeno è buono, proteine ci sono, non è estremamente sporco come pasto, anzi è abbastanza pure, ma buono. Buon appetito a tutti ragazzi. Allora, eccoci qui fuori da Cipotle, abbiamo mangiato, le 750 calorie circa sono entrate. Male, perché tipo il secondo pasto della giornata, quindi poi stasera devo darci dentro, però stiamo dentro sempre. Oh yeah, già lo sai. Adesso ci aspettano 2 ore di viaggio per tornare a Miami, quindi direi che possiamo concludere qui questo video. Grazie a tutti quelli che hanno guardato il video fino in fondo, grazie a tutti anche a quelli che non l'hanno fatto. Basta che avete cliccato il video, l'avete visto, anche se non siete arrivati fino a qui, voglio bene lo stesso. Non lo saprete mai perché non l'avete visto però. E niente raga, mi raccomando, se non l'avete già fatto lasciate un like, un commento, aiutano sempre. E la Coca-Cola stava salendo, scusate. E niente, qui da Miami è tutto. Il prossimo video non me lo spoilerò, non me lo spoilerò, però sarà un'altra bomba. Stiamo rilasciando una bomba dietro l'altra da adesso. Quindi se ne volete altri lasciate un like. Niente ragazzi, quindi noi ora torniamo a casa, 2 ore di macchinina,
mangiamo e andiamo a dormire. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Bella.